Come si viveva prima di questo blitz? Male, a tutte le ore, tutti i giorni, era un via vai continuo, c'era da aver paura anche a uscire, venire a lavorare e a uscire. Magari c'è meno spaccio, ma c'è comunque il consumo, ci sono tante siringhe. Sì, quello sicuro, sì. Poi la notte, quando non sono visti, sicuro. Consumano, sì, tutto. Addirittura anche davanti alla residenza dei pazienti. C'è ancora timore ad attraversare il Pionta, ma l'appello alle forze dell'ordine e all'amministrazione comunale di Arezzo da parte dei cittadini è quello di non mollare. Frequentare e non perdersi, cioè, io a tutti gli incitamenti di non passare non ho dato ascolto perché io comunque spesso passo proprio di là. Anche se il fenomeno è notevolmente diminuito, il consumo di droga c'è ancora. In queste scale che si trovano dietro il circolo del Duomo Vecchio abbiamo trovato tante siringhe. Wow, ci sono abbondanti, su per le scale, se volete. Ecco, qui c'è il primo. Sì, step, e più in su è meglio, anche perché qua su viene usato anche dal bar, c'è una sala del bar. E proprio all'interno di questo circolo c'è una voce a cui prestare la massima attenzione. È quella di Valentina Cavalli, volontaria dell'associazione Colle del Pionta Onlus. Come si vive qua? Insomma, in certi momenti meglio, in certi momenti peggio. Diciamo che io ero qui giovedì quando è successa la retata e di conseguenza c'era di tutto di più. Cioè, poi venerdì mattina io ho aperto insieme alla mia mamma e abbiamo trovato qui davanti una marea di siringhe, sporcizia, zaini, di tutto di più, e queste siringhe erano anche senza il tappo. Sì, nonostante la retata che comunque hanno fatto giovedì, venerdì abbiamo ritrovato questa roba qui. Senti, c'è bisogno, diciamo, che, come dire, le forze dell'ordine non mollino la presa, perché sennò qui si torna un po' al Bronx. Sì, perché comunque cioè, dovrebbero fare più controlli la mattina, magari all'ora che apriamo, che sono le 7:30, e anche la sera che chiudiamo alle 7, perché comunque è un orario che, e magari anche durante il pomeriggio, perché anche i bambini potrebbero comunque venire anche in questa zona a giocare, perché cioè, insomma è un problema grosso qui. Continuano a consumare droga qua. Secondo me sì, perché poi secondo me anche per i ragazzi che vivono qui alla residenza psichiatrica è anche pericoloso comunque uscire anche nel pomeriggio, perché sono tutti diciamo persone con problemi che non stanno bene, ecco. Quindi per far tornare veramente il Pionta agli aretini, che cosa si dovrebbe fare? Pulizia. Pulizia di queste persone o comunque magari fare più controlli, ecco. No, non mollare la presa perché siamo stati bene alcuni giorni, ma oggi li ho rivisti qualcuno e anche in certe condizioni, cioè Tipo? ubriachi, anche mezzi fatti. Sì, e poi anche un po' di pulizia a livello generale perché comunque cioè, avevano ripulito, ma stamani era di nuovo peggio di prima. Siringhe, lattine, contenitori della pizza. Noi siamo qui come diciamo riabilitazione al lavoro e un momento di socializzazione e di diciamo anche di non stare a casa a pensare ai nostri problemi. Però se qui cioè, c'è altri problemi non è che la situazione nostra personale migliora comunque.